a Casalecchio di Reno, siamo presso la Morara. Morara è un marchio storico nel mondo delle macchine per rettifica e insieme a noi c'è l'ingegner Leonardo Peli, che di Morara è direttore marketing e comunicazione. Ingegner Peli, Morara ormai però non è più un'azienda sola. Morara è parte integrante di un gruppo ben più importante. Ci può indicare quali sono le tappe che hanno portato alla realizzazione di questo gruppo? Sicuramente Morara è la base di un nuovo progetto di aggregazione che il gruppo Parite ha elaborato fino dal 2009 e che aveva un obiettivo principale. L'obiettivo era creare un gruppo, un'aggregazione di aziende, una realtà, comunque la vogliamo chiamare, che potesse diventare un protagonista del mercato globale e che potesse competere alla pari con i nostri principali concorrenti che sono in giro per il mondo. Ecco, questo come si è concretizzato poi? Si è concretizzato con una serie di passi che hanno visto tramite un percorso sicuramente molto articolato l'aggregazione di alcuni marchi storici importanti con una grande tradizione della grandissima competenza all'interno delle loro strutture. Quindi l'aggregazione di brand che si chiama Decima, che fa le dentatrici, a cui poi sono seguite l'aggregazione di Tacchella, un marchio molto importante di rettifiche con una grandissima competenza nel settore dell'automotive, per passare poi a Meccanodore e a Favretto, anch'esse importantissime realtà nello scenario italiano.